We have a dream. Adesso abbiamo un brano strumentale. Lui si chiama Alberto Zigliotto. Ciao Alberto. Ciao, ciao Red. Vedo dietro che vedo un arredamento molto minimalista e ordinato, perché vedo quel quadro che è tutto bello ordinato con le righe, poi vedo due chitarre messe bene simmetricamente, quindi ti piace l'ordine, ti piace quel genere? No. Diciamo che mia madre non sarebbe d'accordo, qui sono nel mio home studio, quindi stai vedendo dei pannelli fonoassorbenti. Ah, e il tuo home studio dov'è? In quale città? È in provincia di Venezia, a Dolo, quindi sulla riviera del Brenta. Dolo Mariano, lo so perché ci passo sempre a Dolo, quando vado a Venezia si passa sempre da Dolo, prima di Venezia sì. C'è Dolo, quindi esatto. È un paese che conosco molto bene di nome, vedendolo nel cartello dell'autostrada. Cosa fai nella vita, Alberto? Diciamo che io mi divido fra un lavoro cosiddetto normale e il lavoro del chitarrista, quindi ho queste due parti, ecco. Ho fatto solo il musicista per un po' di tempo e poi appunto la vita mi si è presentata l'occasione di un lavoro avendo studiato ingegneria, e quindi adesso mi divido fra fare il programmatore e fare il chitarrista. Programmatore per cosa? Programmatore per l'Industry 4.0. Quindi tutto quello che riguarda la connessione delle macchine fra di loro e con l'essere umano. Cioè, cos'è 4.0? Mi manca questa storia. L'Industria 4.0 c'è da un po' di tempo ed è una sorta di movimento che è nelle industrie, e per cui hai anche delle sovvenzioni, quindi se tu dimostri che hai le macchine collegate a internet puoi ricevere degli incentivi dallo Stato, e in più può facilitare il lavoro dell'operatore, che al posto di premere 1000 bottoni in tante linee, in tante macchine, preme un bottone solamente e il sistema in automatico manda il comando a tutte le macchine. Proprio ho fatto un riassunto alla grande. Quindi noi stiamo andando verso la robotizzazione di tutti i lavori? Sì, diciamo l'assistenza all'operatore, quindi l'operatore rimane ma viene assistito da questi sistemi più completi. Ecco, e questi sistemi, fai conto quanta percentuale di persone eliminano? Che non sono più necessarie? Ma sinceramente dipende dal settore. Io lavoro più, diciamo, nel manifatturiero alimentare, quindi diciamo che ci sono sempre stati questi sistemi, adesso si stanno evolvendo, quindi in realtà non ho mai visto persone che rimangono a casa perché ci sono dei sistemi nuovi, quindi dipende sempre un po' dall'ambito, ecco. Ah, ma quindi prossimo futuro però accadrà? Probabilmente sì, però credo che accadrà nel rimuovere o nel sostituire quei lavori che possono essere, come dire, faticosi per l'uomo, e quindi magari ci sarà meno movimento, meno fatica fisica e più fatica mentale probabilmente. Ecco, ma il tuo lavoro quanto influisce sul tuo essere un chitarrista fingerstyle? Ma diciamo che l'ultimo album ho cercato di utilizzare di più la tecnologia dentro il suono, quindi ho utilizzato dei suoni al contrario, per esempio, che già si faceva tempo fa, ma non solo nei CD di chitarra acustica, perché credo sia un po' il futuro della chitarra acustica, essere uno strumento che viene contaminato dall'elettronica, dai pad, dai rumori d'ambiente. Quindi ho provato a sperimentare e devo dire che mi ha dato soddisfazione e successo, quindi credo sia il futuro, ecco, della chitarra acustica che si fonda con la tecnologia. Veniamo a questo tuo brano. Tu hai fatto White Blood. Ecco, io sono curioso di sapere, quando uno fa un brano strumentale, il titolo glielo dà dopo o parte con l'idea di un argomento da sviluppare come strumento? Anche qui dipende, secondo me, da ognuno, da ogni compositore, come si sente. Nel mio caso l'ho dato nel mentre, ecco, perché era un periodo della mia vita dove è stata diagnosticata una malattia importante a mio padre, e gli avevano detto che aveva più globuli bianchi nel sangue rispetto alla norma, e quindi io mi sono immaginato che lui avesse sangue bianco, e per questo ho dato questo titolo mentre lo stavo componendo. Ah. Ok, senti, ma tu, solitamente, vedi, le persone come te che fanno brani strumentali hanno quasi più riconoscimenti all'estero che in patria. Accade anche a te? Qualcosina, sì. Diciamo che è un genere un po' di nicchia, un po'
come il jazz, e di conseguenza devi trovare il tuo ambito, chi ti ascolta e chi apprezza la musica. Io ho avuto più soddisfazioni uscendo dall'ambiente chitarristico e proponendo la mia musica in altri ambienti, per esempio, come può essere accompagnare attori o mostre di foto o creare colonne sonore per video. Quindi veramente anche qui dipende dall'ambito in cui applichi la musica. Ok, allora fai concerti dal vivo? Sì, prima del Covid ne facevo, durante il Covid no, e adesso ho chiesto a qualche altro contatto che ho, insomma, di fare qualche concerto, però c'è ancora un po' di paura da parte degli organizzatori per via dei numeri, della vicinanza delle persone, quindi sto facendo fatica a trovare degli altri concerti dal vivo. Vabbè, io ti auguro di trovarne tanti perché è bello ascoltare Grazie. una chitarra. E noi adesso ci vediamo questo White Blood, e che, come ha raccontato lui, deriva da una diagnosi. Ma poi tuo papà com'è andato? È andato tutto bene? Bene, bene, sì, è guarito, sta bene. Ok, in cui avevano detto che aveva molti globuli bianchi e lui si è immaginato questo sangue bianco, e quindi sono curioso di vedere se voi riuscite a vedere del sangue bianco che scorre tra le corde della chitarra di Alberto Zigliotto. Ciao Alberto. Ciao, buona serata, grazie.